Voglio ricordare oggi in modo particolare le popolazioni che vivono una dolorosa povertà a causa della guerra e dei conflitti. Rinnovo perciò alla comunità internazionale un accorato appello ad impegnare ogni possibile sforzo per favorire la pace, in particolare in Medio Oriente. Un pensiero speciale. Rivolgo al, ca al caro popolo libanese e prego per la stabilità del Paese affinché possa continuare ad essere un messaggio di rispetto e convivenza per tutta la Regione e per il mondo intero. Prima di guidare la recita dell'Angelus, Papa Francesco è tornato a parlare della parabola dei talenti presentata nel Vangelo odierno, chiarendo che la paura immobilizza sempre e spesso fa compiere scelte sbagliate. La paura scoraggia dal prendere iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e garantite e così si finisce per non realizzare niente di buono. Per crescere nel cammino della vita invece bisogna avere fiducia, certi che Dio non è un padrone severo e intollerante, ma un padre pieno di amore. E di tenerezza. Dopo la preghiera a Mariana, tra le altre cose, il Pontefice ha ricordato la beatificazione ieri a Detroit, negli Stati Uniti d'America, di Francesco Solano, sacerdote dei frati minori cappuccini, umile e fedele discepolo di Cristo che si distinse per un instancabile servizio ai poveri.